Dottoressa Elena Murelli, delle quattro chiacchiere che abbiamo fatto prima di iniziare questa intervista, che parlerà del senso della responsabilità individuale, lei mi ha citato dei dati che sono molto sconfortanti nei confronti del nostro Paese. Però prima di affrontare questo discorso, volevo sapere da lei, questo gruppo Vocazione, che cos'è esattamente questo gruppo che ha fatto questa ricerca? Sì, questo gruppo che si aggrega intorno a questo nome, Vocazione, è proprio un gruppo che ha il desiderio di provare ad agire un cambiamento nel nostro paese. È un gruppo di professionisti che provengono da vari settori, quindi che sono aggregati esclusivamente dalla volontà individuale e personale di provare a dare un proprio contributo per un cambiamento sostenibile e migliorativo della nostra Italia. Allora, può descrivere in poche parole per i nostri lettori di che cosa si tratta, cioè che cosa è stata questa ricerca sui valori che voi avete intrapreso? Sì, Vocazione si ispira a un progetto internazionale nato dalla volontà e dal pensiero di Richard Barrett, che è il responsabile di Value Center, e ha messo a punto un modello per la misurazione dei valori che viene già da molti decenni utilizzato prevalentemente all'interno delle organizzazioni. Perché parliamo di valori? Perché la convinzione che sta alla base del pensiero di Barrett è che i valori influenzino in maniera molto forte quelli che poi sono i comportamenti. Quindi lui ha inizialmente lavorato sulla parte di valori organizzativi per vedere come i valori delle persone dentro un'organizzazione influenzavano la performance di un'organizzazione, ha poi sentito l'esigenza di andare a misurare i valori di diversi paesi per vedere come i valori delle persone di certi paesi in certe culture influenzavano quel paese stesso. Quindi sulla base di quello che è già stato fatto in circa una ventina di paesi, da prima del 2009, anche noi in Italia abbiamo voluto provare a vedere quali sono i valori degli italiani e come i valori degli italiani, se e come, influenzano ciò che accade oggi all'interno del nostro paese. Dunque, diciamo che in qualche misura ne viene fuori un ritratto del paese, e dei suoi cittadini, ma direi sia come i cittadini percepiscono il proprio paese, sia come percepiscono se stessi rispetto a una scala di valori. Assolutamente. Questa è proprio la fotografia. Quando noi parliamo dei valori di una famiglia, parliamo dei valori di una famiglia proprio perché parliamo, la identifichiamo, no? Quella famiglia ha quei valori, è proprio perché la caratterizza, ne influenza le sue azioni, il suo stile di vita, la gente di cui si circonda, eccetera, eccetera. Quindi i valori sono qualcosa che noi cerchiamo nell'ambiente che ci circonda, perché tanto più sono simili ai valori nostri personali, tanto più ci riconosciamo in quell'ambiente, e sono anche quella parte di noi che influenza la costruzione dell'ambiente stesso. Lei ha parlato anche durante la nostra chiacchierata di ambiti territoriali, diciamo, abbastanza ristretti, cioè proprio la città, il comune immagino come entità amministrativa, è così? Certo, noi abbiamo fatto questa indagine, abbiamo voluto prendere un campione rappresentativo di circa 1600 persone che sono state intervistate. E a queste persone abbiamo fatto 5 domande precise. La prima domanda è: quali sono i tuoi valori individuali più importanti, i 10 valori che ti rappresentano di più? La seconda domanda è stata: quali sono i valori del tuo comune che tu ritieni siano presenti attualmente? Quali sono i 10 valori che vorresti avere nel tuo comune? Quali sono i 10 valori che tu ritieni rappresentino oggi di più l'Italia?
quali sono i 10 valori che vorresti che l'Italia avesse in un prossimo futuro, se fosse il paese dove, come dire, sogni di stare. Quindi questi rapporti tra i miei valori individuali, i valori del mio comune di appartenenza, di quello che vorrei nel mio comune di appartenenza, ci hanno dato dei, come dire, la possibilità di una fotografia tridimensionale di chi sono gli italiani, o cosa è importante per gli italiani, cosa è importante per gli italiani avere vicino a sé e cosa è importante per gli italiani avere all'interno del proprio paese. E di cosa anche però gli italiani vedono esserci oggi nel proprio paese. Questo è forse il dato più, come dire, oggi un po' più sconfortante. Avete potuto fare anche una disaggregazione comune per comune, oppure l'entità comunale è stata considerata in maniera generica? No, allora, attualmente i dati sono aggregati per macro. La società che ci ha assistito nell'indagine ha la possibilità di disaggregare i dati fino all'ultimo dettaglio che noi volessimo approfondire in termini di, come dire, microanalisi. Ci siamo lasciati il tempo, anche perché il nostro è un gruppo volontario, quindi naturalmente in questo momento ci stiamo autosovvenzionando anche questo tipo di ricerca, ce la siamo totalmente finanziata internamente. Via via che riusciremo a, come dire, discutere di questi risultati con diversi interlocutori, laddove ci sarà la necessità, spacchetteremo in maniera il più articolata possibile. Voi pensate di presentare ufficialmente in qualche occasione questa ricerca o di anticiparla su qualche quotidiano, su qualche giornale? Sì, nei prossimi giorni dovrebbe uscire proprio un articolo abbastanza articolato sull'inserto di Repubblica. E l'inserto donna. Donna di Repubblica, che ci dedicherà uno spazio in anteprima proprio per la prima presentazione di questa indagine. Abbiamo provato a collocarci tra due momenti topici molto importanti, che sono state le elezioni prima e le elezioni del presidente dopo, perché naturalmente, come dire, sono momenti caldi in cui l'opinione pubblica è sicuramente sollecitata da tantissime informazioni. E quindi ci sarà questo articolo molto, molto dettagliato, che darà proprio la fotografia emersa. Un'ultima domanda, più che un'ultima domanda, diciamo una valutazione sua personale. I dati di questa ricerca l'hanno stupita o no? E in seconda battuta, si è sentita in qualche misura un po' offesa, se così possiamo dire, dai risultati tutt'altro che lusinghieri del nostro paese? Allora, i dati sfortunatamente non stupiscono, dato quello di cui oggi noi parliamo. Però, come sempre, le brutte notizie, quando poi le vedi in faccia, le ricevi proprio in faccia, ne prendi maggiore consapevolezza. In molti tra noi che appartengono al gruppo Vocazione, come dire, abbiamo scelto di impegnarci in questa attività perché eravamo di quelle persone che incominciavano a dire in maniera un po' più seria, che non una semplice battuta, ma forse è tempo di andarsene. E vogliamo provare a non andarcene. Quindi l'attività che gestiremo soprattutto dopo l'uscita dei risultati, attraverso quelli che saranno i dialoghi con le organizzazioni che incontreremo, ha proprio la volontà di passare dallo stupore, dal triste stupore, alla possibilità di un'azione come dire, migliorativa, o che possa incidere a risvegliare un po' la coscienza non tanto della classe politica quanto degli italiani proprio. Allora, per concludere, dottoressa Murelli, io le farei una proposta. Sì. Se voi completerete la vostra analisi dopo l'elezione del Presidente della Repubblica, che è un passaggio drammatico ormai per il nostro Paese, ci rivedremo e magari commenteremo anche con le cifre in mano i risultati della vostra analisi.
Sì, molto volentieri. Io vorrei invitare tutti ad andare sul sito di www.vocazione.org, dove vocazione tra vocazione c'è un trattino, perché lì è possibile scaricarsi il questionario dell'indagine sui valori, partecipare, perché la nostra volontà è fra un anno riproporre l'indagine, vedere se qualcosa è migliorato, quindi magari ci possiamo trovare anche con dei nuovi dati, e tutti gli italiani che avranno voglia di dare un po' la loro opinione potranno partecipare a questa seconda nuova survey, questa nuova indagine che continuerà nel tempo. Grazie e a presto allora. Grazie mille a voi.